Buongiorno a tutti quanti, oggi cominciamo, dopo aver tanto annunciato la nostra serie di predicazioni sul libro di Ruth. È una serie di predicazioni che andrà avanti per un po' di tempo, sono 6 predicazioni, non vi preoccupate, non vi sentirete per 6 predicazioni insieme, anche perché voglio continuare ad avere una vita sociale e una vita in famiglia, per cui ci saranno 2 predicazioni a settembre, 2 predicazioni a ottobre e 2 predicazioni a novembre, per cui ci porterà un pochino verso Natale. Passeremo un po' di tempo su questo libro, un libro stupendo, è la storia d'amore più famosa del mondo, più bella del mondo, altro che Cinderella, che Biancaneve o Cenerentola. È un libro che ci insegna tanto, perché è un libro fatto da persone vere che sono immerse in situazioni vere, a cui risponde un Dio che è vero e presente nelle loro vite. Sapete dove si trova il libro di Ruth nella Bibbia? Okay. Visto che ci siete e ci avete una mano, perché non vi ho dato gli appunti, perché voglio che aprite la vostra Bibbia. Ci saranno altri sul video, ma voglio che teniate davanti a quella vostra Bibbia. Allora, aprite le vostre Bibbie tra il libro di Giudici e il libro di Prima e Seconda Samuele. Cercatelo. Nel frattempo che voi lo cercate, vi racconto perché sta lì in mezzo. Sapete, la Bibbia non è un libro che ha messo in ordine cronologico, nel senso, non è mica. Genesi non è il primo libro che è stato scritto nella Bibbia. Il primo libro che è stato scritto nella Bibbia probabilmente è Giobbe. E Apocalisse non è l'ultimo libro che è stato scritto nella Bibbia, perché l'ultimo libro che è stato scritto della Bibbia è Seconda Giovanni, la seconda lettera di Giovanni. Però il libro di Ruth realmente è il momento specifico che ci va bene tra il libro di Giudici e il libro di Prima e Seconda Samuele. Però che cosa succede? Nel libro di Giudici ci racconta del periodo in cui non c'erano più le guide da Dio nel popolo, in Giuda, per cui era morto Mosè, era morto Giosuè, e non c'era una vera e propria leadership. Il Signore gli aveva dato delle persone che si chiamavano giudici, tra l'altro c'erano anche dei giudici donne, che erano delle brave persone, però non è che erano dei veri e propri leader, e la situazione in Giuda era un po' un macello. Ognuno faceva quello che gli pareva, c'erano addirittura persone che adoravano altri dei, si davano a una vita particolarmente libertina, per cui sex and drugs and rock and roll, e insomma era un macello. E questa è la soluzione dei giudici. I libri di Prima e Secondo Samuele invece parlano dell'arrivo dei primi re, per cui da una situazione dove non c'è più una leadership si passa in una situazione dove c'è una leadership forte con dei re, Saul e Davide. Questa il libro di Ruth si svolge in un momento di disordine generale in Giuda. È un po' la situazione che ci troviamo noi qua adesso, eh? La società è un po' un macello, mentre noi aspettiamo l'arrivo del re, per cui ci troviamo un pochino come all'epoca di Ruth. Vogliamo leggere subito dal primo capitolo, dal versetto 1 a 5, che dice così: al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia, e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi, e i suoi due figli Malon e Chilion. Erano i fratelli di Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì, e lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orfa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva di due figli.
Marco, mi ha detto che è una storia bellissima, e inizia con fame, fallimento, funerale e fine. Fame, fallimento, funerale e fine. Poi vediamo perché ho scelto queste parole. La prima cosa che troviamo nel racconto è la fame. Perché va via Elimelech? Perché c'era per trovare pane. Ora, loro stavano a Betlemme. Il nome ebraico di Betlemme significa la casa del pane. Il pane non c'era più a Betlemme, era chiaro. E non c'è scritto nel libro, però è facile immaginare che la situazione di totale sfacello della società in Gerusalemme aveva fatto sì che Dio aveva ritratto il proprio appoggio, la propria protezione, perché il popolo non seguiva più quello che era la vita e i comandamenti di Dio, per cui la carestia arriva perché Dio è stato abbandonato. Alcuni non sono così, perché sicuramente ci saranno state le brave persone, ma l'effetto totale generale della società globale è che Dio si ritrae dal popolo. Ti suona un po' familiare con la situazione adesso? Che ci sono pochi, una piccola quantità di persone che segue il Signore, ma il resto no, e Dio si allontana, curandosi del suo piccolo gregge di massa. Allora, Elimelech significa Dio è il mio re. Elimelech significa Dio è il mio re. Decide di trasferirsi a Moab. Moab da Betlemme non è che dista molto, sono 50-60 km, c'è da attraversare una zona di deserto, però è abbastanza vicino. Nella casa del pane a Betlemme non c'era pane, a Moab c'era. Secondo voi ha fatto bene o ha fatto male a trasferirsi? Domanda. Ha fatto bene o ha fatto male? Beh, in sostanza è un peccato emigrare. Ci abbiamo due rappresentanti che stanno emigrando. È un peccato andare via dal proprio paese? No, non è un peccato. Però se vai a Moab, sì. Se vai a Moab, sì. Tu sei probabilmente credente perché i tuoi genitori ti hanno messo nome Dio è il mio re, e ti trasferisci a Moab. E qui c'è il fallimento. Prima c'è la fame e qui c'è il fallimento. Perché fallisce Elimelech? Perché proviene da una famiglia di credenti, prende tutta la sua famiglia, lascia Giuda, per cui lascia il tempio, gli amici credenti, la terra promessa, e li porta a Moab, lontani dal tempio, lontani da credenti, lontani da tutto quanto, senza poter adorare Dio per 10 anni. Ci sta. Perché è un fallimento Elimelech? Perché Elimelech è il capofamiglia. Nell'uomo, l'uomo dentro la famiglia, il capo famiglia, e è colui che deve guidare la propria famiglia e deve provvedere alla famiglia che Dio gli ha affidato, perché non è sua la famiglia, Dio gli ha affidato la famiglia, per cui può essere composta della sua sposa e dei figli, ma in affidamento, e deve provvedere non soltanto economicamente, ma anche per la famiglia. Genitori, padri, mogli, padri e mariti, qua o futuri, sappiate che voi siete deputati a dare spiritualmente alla vostra famiglia una direzione. Come poteva supporre Elimelech che la fede della sua famiglia sarebbe durata 10 anni lontano da la terra promessa? All'inizio del nostro matrimonio, quando ci siamo sposati,
due cose erano fondamentali, tutte le altre cose potevano essere un si può fare, non si può fare, ma due cose erano fondamentali per me e per Gianni. La prima è in che luogo adoreremo il Signore, il posto, la chiesa fisica, e con chi adoreremo il Signore, il corpo di Cristo, la chiesa fatta di persone. Queste erano due cose fondamentali, perché sapevamo che la nostra fede, anche se eravamo credenti, non sarebbe sopravvissuta se fossimo stati lontani da un posto fisico dove i credenti si incontravano e da un posto spirituale con persone, amici, credenti che si incontravano. È una cosa irrinunciabile. E Elimelech non si è domandato tutto questo, come andare al tempio, con chi adorare, con quali donne credenti si sposeranno i miei figli. La vita non è soltanto cibo e soldi, ma è soprattutto rapporti e spiritualità. Ritorna ai mariti e ai futuri mariti. La famiglia è come un giardino che Dio ti ha dato, e tu sei il giardiniere, tu sei il giardiniere di tua moglie e dei tuoi figli. Tu sei lì per accudirli, e soprattutto se hai figli, i tuoi figli, dei tuoi figli, tu sei il primo pastore. Tu sei il primo pastore dei tuoi figli, o tu sarai il primo pastore dei tuoi figli se ancora non li hai. Perché? Perché i tuoi figli ti guardano, e quello che fai tu loro faranno. Se tu bestemmi, loro bestemmieranno. Se tu benedici, loro benediranno. Se tu sei cinico, loro saranno cinici. Se tu hai compassione, loro avranno compassione. Se tu preghi, loro pregheranno. Tu sei importante per la tua famiglia. Elimelech si è preoccupato soprattutto del desiderio di dare del pane, del desiderio fisico dei figli. Ma l'esempio che aveva dato è: fai quello che la tua testa ti dice. Eppure lui doveva sapere queste parole, meglio di guidare al prossimo. Perché? Perché il Signore aveva detto questa cosa del popolo di Moab, Deuteronomio 7, 3, 4 e poi 23, 3. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distoglierebbero da te i tuoi figli, che servirebbero altri dei stranieri. E l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi. L'ammonite e il moabita non entreranno nell'assemblea del Signore, e nessuno dei loro discendenti, neppure la decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. Ora, 10 generazioni sono più o meno 50 anni. Che cosa significa? Che tu sposi una moabita, una pagana, probabilmente per tutta la vita starai lontano dall'assemblea, dal tempio, da Dio. Adesso voglio parlare a voi giovani, che non ancora avete sposato nessuno. Se sposi una credente, o se sposi un credente, se sei donna, sarà normale andare in chiesa, pregare insieme, educare i tuoi figli, i tuoi figli e le tue figlie, le tue figlie, a conoscere Gesù. Sarà normale dare la decima, non dovrai litigare. Sarà normale chiedere aiuto a Dio nei momenti difficili della tua vita. Se tu sposi un non credente o una non credente, tutto questo sarà fonte di attrito, di liti e alla fine di divisione. Non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono le statistiche, perché i matrimoni più solidi, statisticamente provato, sono quelli fatti da due persone credenti. Perché? Perché tutte e due tirano nella stessa direzione. I matrimoni che hanno il più alto tasso di divorzio sono quelli composti da un credente e una non credente, oppure da una credente e un non credente.
perché alla fine quando si tratta di educare il figlio a una certa età, uno dice vabbè, gli parliamo di Gesù, l'altro dice no, non gli parliamo di Gesù, gli parliamo di un'altra cosa. Però la situazione è proprio questa, quella che era successa, perché Malon e Kenyon erano, che poi c'erano due nomi che erano uno meglio dell'altro, perché Malon significa malato e Kenyon significa morente, cioè è come nominare, dice come si chiamano i due figli, tubercolosi e tumore. Per cui chiaramente malato e morente hanno sposato due moabite. Ora le moabite erano, si sa che erano belle donne, ma era un popolo che adorava un dio che si chiamava Chemosh, che era un dio pecoreccio e godereccio, orge come se prevesse, anzi erano incentivati proprio le orge. Allora, loro che cosa fanno? Si trasferiscono là e sposano le moabite. Fame, fallimento, funerale. Elimelech, Malon, Kilion, tutti quanti morti. Erano venuti da Moab per vivere. E invece muoiono. Dio non ha potuto provvedere a loro fisicamente e spiritualmente perché erano lontane. Naomi a questo punto è sola e non c'è un piano B nella sua vita. Vi facciamo una piccola parentesi: ci dovrebbe essere sempre un piano B nella vita di una coppia, perché noi attualmente purtroppo lo stiamo vivendo nella nostra famiglia, la sorella di Janet che sa che prima o poi andrà, sta provvedendo per un piano B di quando non ci sarà più lei, si sta mettendo tutte quante le cose a posto, però da quel punto di vista è perché lei ha tempo di provvedere a questo piano B. Ma se uno ha un infarto non c'è tempo di provvedere, per cui in una famiglia dovreste avere sempre un piano B, dire se succede questo tu puoi fare questo, tu che rimani coniuge, marito, o tu coniuge che rimani moglie, hai questa possibilità. Qui non c'era un piano B, e Elimelech è andato là soltanto per dare pane e nutrimento, non spirituale. Naomi è sola, è la figlia. Fame, fallimento, funerale, fine. Naomi capisce che il tempo a Moab è finito, che la sua vita è tornata nel suo paese. Mi dai le altre slide, Benjamin? Già continuiamo a leggere dai versetti successivi e dice così: allora si alzò con le nuore per tornarsi alla campagna di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il popolo dandogli pane. Partì dunque con le sue nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue nuore: andate, tornate ciascuna alla casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete stati con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuno di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quella si mise a piangere ad alta voce. E dissero: no, non torneremo, noi torneremo con te al tuo posto. E Naomi rispose: tornate indietro, figli miei, perché vedreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? Ritornate, figlia mia, andate, io sono troppo vecchia per sposarmi. E anche se dicessi, ne ho speranza, anche se avessi stanotte un marito e quattro mesi di figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste a sposarmi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa su di me. La mano del Signore si è stesa su di me. Poi ritorniamo su questo. Allora essa si alza ad alta voce di nuovo e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si sta con lei.
Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se n'è andata dal suo popolo e ai suoi da lei. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via, perché dove sarai tu, andrò anche io. Dove sarai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo. E il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, anche io, dove morirai tu, morirò anche io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Questa è una frase che viene normalmente usata nei matrimoni. Di norma è un pezzetto che si usa sempre per il matrimonio, ma qui c'è un altro contesto. Vediamo che non è un contesto di un matrimonio, è un contesto radicalmente differente. È un contesto di una fine, che non è una fine, ma è un inizio. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, Naomi è onesta, Naomi è arrabbiata. Naomi è arrabbiata. Cosa ha detto? Dio mi ha colpito. Mi ha colpito, mi vai un attimo indietro, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Poi vedremo che ripeto. E arrabbiate con Dio, ma Dio non è arrabbiato con lei. Dio non è arrabbiato. Nonostante stia deliberatamente cercando di rispedire le sue due more a fare oggi a Moab, perché a questo gli chiede: ma scusate, ritornate dai vostri dei, no? Anche perché io sono convinto che lei sta essendo così arrabbiata con Dio, dicendo: il mio Dio non è mica un Dio buono che ti manda proprio così, per cui può darsi che il posto di Dio è meglio, almeno il mio potere c'è. Non è un massimo dell'evangelizzazione, dell'evangelista come donna. Nonostante questo, Ruth decide deliberatamente di rimanere. Il mio Dio sarà il tuo Dio. Ora attenzione, perché vedete che non è un atto di fede così, non è. Ruth non ha ricevuto una folgorazione in quel momento, non è sceso un angioletto, ma è un atto deliberato che parte dalla volontà di Ruth. Il mio Dio, il tuo Dio sarà il mio Dio. Versetto 16: io decido di seguire Dio, ma non soltanto perché so che c'è il Dio e che il Dio mi guarda. Guardate il versetto 17: il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separa da te. Ruth sa che Dio c'è e che sta vedendo la situazione. Ruth sa che se lei dirà qualche cosa, farà qualche cosa di differente da quello che sta facendo, Dio la guarda e la deve punire. Per cui Ruth sa che esiste un Dio e che sta vedendo la situazione. Naomi è arrabbiata, Ruth è determinata. Per Naomi la fine, ma non sempre la fine significa di qualcosa, significa che è la fine di tutto. Anzi, perché il bene inizi, il male deve finire. Perché il bene inizi, il male deve finire. Perché il bene inizi, il male deve finire. Sempre perché qualche cosa di buono inizi, qualche male deve terminare. E è questa la situazione in cui si trovano Naomi e Ruth. Naomi arrabbiata, Ruth consapevole di un Dio che guarda. Orpa ritorna a Moab e continua la sua vita, e di Orpa non se ne ha più traccia. Non c'è più traccia. Ruth decide di restare e resta una traccia indelebile nella prossima. Indelebile. Vi ricordate che abbiamo fatto quella genealogia, no? All'inizio, qualche mese fa.
è una traccia indelebile in Matteo. La genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, versetto 1 di Matteo 1. Al versetto 5 c'è: Boaz generò Obed da Ruth. Traccia indelebile. Ci sono, in una genealogia declinata tutta al maschile, ci sono tre donne: Rahab, una prostituta, Ruth, una moabita, e Maria. Ruth diventa un esempio, un esempio, tanto che è stato scritto un libro. Ruth decide non per comodità, attenzione, perché la sua situazione in Giuda come sarà? Sarà una straniera, moabita, pagana, vedova, con una suocera acida. Dice: chi ti prende in casa? Dice: scusate, sono straniera, moabita, pagana, vedova, e c'ho pure una moglie acida, prego, accomodati, questa è la stanza. Non penso che questo sia, non fa, lo fa per comodità, ma lo fa per fede, perché il bene inizi, il male deve finire. Ruth sta mettendo sta chiudendo la porta per sempre alla sua vita a Moab. Naomi e Ruth si incamminano verso la terra di Giuda. Ora, quale male deve finire nella tua vita perché inizi bene? Quale male deve finire nella tua vita perché inizi bene? A chi o a cosa devi decidere di dare un taglio perché inizi bene? Quali cose scomode devi accettare per affrontare la vita perché inizi bene? Pensaci. Vediamo l'ultima parte della storia. Ruth è decisa a seguire Naomi. Così fece il viaggio assieme fino a loro arrivare a Betlemme. Quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: è proprio Naomi? E lei rispondeva: non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, che significa amara. Ve l'avevo detto, la suocera acida, no? Poiché non gli potete mia riempita di amarezza. Vedete? Naomi dà colpa a Dio. Naomi dà colpa a Dio. Io partì nell'abbondanza, il Signore mi conduce, si riconduce spogli di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e ogni credente mi ha reso infelice? È Dio la colpa. Vedete? Naomi dà la colpa a Dio. È arrabbiata. È furibonda contro Dio. È furente. Così Naomi se ne tornò con Ruth, la moabita, sua nuora, venuta nelle campagne di Moab, e si giunse a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Naomi sa che c'è Dio, sa che c'è Dio. Non è diventata improvvisamente atea, non diceva: Dio non c'è, perché non interviene. Ma sa che c'è Dio e ce l'ha con Dio. Naomi deve semplicemente essere curata, non deve essere convinta che esiste Dio, perché lo sa. Naomi è arrabbiata, è affranta e deve essere curata. Sapete, il mio obiettivo per questa chiesa non è tanto la crescita numerica, sì, anche quella. Discutevamo con Speranza di incontro dei responsabili, che ogni volta c'è da rinunciare. La chiesa arriva a 30 persone e poi piano piano ritorna a 10-15, poi diventa 40 e poi diventano 20, poi diventa 50 e poi diventano 10. La chiesa non è un fienile, la chiesa non è un fienile, non si mettono le persone dentro un fienile. La chiesa è una fontana da cui scende acqua, che va nella pozza e viene presa con i secchi e portata via. Noi lasciamo che secchi di acqua spirituale vadano via da questa chiesa, perché vadano ad irrigare e dissetare altre.
Ma la cosa che ci tengo di più a questa chiesa è che diventi sempre più una chiesa dove le persone non rispondono al come stai con bene grazie, ma che siano persone oneste e che la loro onestà incontri l'onestà di altri credenti perché assieme possano curarsi. Naomi era onesta e verrà curata da persone credenti che cureranno la sua sabbia. Il sogno mio per questa chiesa è che diventi sempre di più un posto dove le persone ammalate, dove le persone affrante possano entrare e essere curate. Naomi è onesta, è arrabbiata con Dio, ma Dio non è arrabbiata con Naomi. Sapete, uno dei nomi di Dio è Yahweh Yireh. Yahweh Yireh vuol dire Dio provvede. Vi ricordate chi ha dato questo nome? Scuola biblica. Abramo ha chiamato Dio Yahweh Yireh. Vi ricordate quando l'ha chiamato Yahweh Yireh? Era lì su un monte pronto ad uccidere suo figlio. Un angelo arriva e dice: muoversi, fermo, non temere, perché era soltanto una prova. Guarda, c'è un montone che è stato provveduto per il sacrificio. Sacrifica questo. Dio aveva provveduto un montone da sacrificare sul monte che all'epoca si chiamava Moria, ma poi nel tempo avrebbe cambiato nome, si sarebbe chiamato Golgota. Il monte Moria è il monte Golgota, è questo. In che modo Dio è Yahweh? In che modo Dio provvede? Immaginate, è solo l'immaginazione, che Dio abbia due mani. Dio non ha le mani. Dio potrebbe averle se volesse, visualizzarsi come un uomo. Lo ha fatto con Gesù. Ma immaginate mentalmente che Dio abbia due mani. Uno è una mano visibile. Uno è la mano visibile. E la mano visibile è quella che si fa vedere, quella che opera miracoli. Tocco questo e avviene un miracolo, una guarigione, una liberazione, una resurrezione. E questa è la mano visibile che io vedo, la posso capire che realmente un tumore quarto stadio terminale viene guarito. È la mano di Dio, è la mano di Dio che si vede. Una persona morta risuscita, è la mano di Dio che si vede, è la mano di Dio. Poi c'è una mano che normalmente non vediamo, è una mano un pochino più nascosta. Talvolta questa mano viene chiamata provvidenza. C'è un romanzo italiano, I Promessi Sposi, che dove viene citata via la provvidenza che aiutava i protagonisti. Naomi non vede la mano invisibile di Dio perché non la vede. Ma nonostante questo, la mano invisibile di Dio la sostiene, dandogli una mora che la segue, dandogli cibo per farmarsi e dandogli il popolo che la accoglie. È tornata Naomi, guarda, è ritornata come? È ritornata arrabbiata perché le domandano: marito? Morto. Marito? Morto. Figli? Morti. Nipoti? Non ce n'è più. C'ho soltanto una morte. È ritornato. Forse nella vita di Naomi non ha mostrato la mano visibile con il miracolo, non ci sono state le guarigioni a casa sua, ma la mano invisibile di Dio, quella sì. Perché l'ha sostenuta fino alla fine della storia che vedremo. Forse nella tua vita, forse hai visto qualche volta la mano visibile di Dio,
una volta, due volte, ma forse non ha mai visto un miracolo diretto nella tua vita. Ma ti assicuro che la mano invisibile di Dio è costantemente insieme a te, è sempre insieme a te. Quella che provvede il cibo, che ti provvede amici, che ti provvede un luogo sicuro, che ti provvede forza anche se sei arrabbiato, anche se sei arrabbiato. È la mano invisibile che sempre dice. Se Dio ha provveduto a Naomi senza nipote, senza figli, senza marito, se Dio ha provveduto a Ruth, una vedova straniera, moabita, pagana, senza figli e con una socerace, vuol dire che sta provvedendo, che può provvedere a tutti, è troppo benevolente. Quale mano invisibile devi vedere in questo momento della tua vita? Forse stai attraversando un momento in cui sei arrabbiato, sei arrabbiata. Forse un momento dove stai aspettando la mano visibile, ma invece c'è la mano invisibile che ti sta sorreggendo. Se Dio ha provveduto a Ruth, sta provvedendo anche a te. La storia di Ruth avviene in Giuda, quando non c'è re, quando non c'è re, in una città che si chiama Betlemme, dove una vedova straniera, pagana, moabita, si unirà a un credente che si chiama Boaz per provvedere un re eterno, quello sì, che sarebbe divenuto il sacrificio perfetto agli occhi di Dio, Gesù, perché la mano invisibile di Dio potesse provvedere a te una volta per sempre. Fermiamoci a prendere. Vogliamo ringraziare la tua mano invisibile. Ti vogliamo ringraziare che non c'è una fine della nostra vita se la tua mano invisibile è vicino a noi. Se tu che mi hai ascoltato, se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa, prega assieme a me queste parole. Sì, Signore, io capisco che la vita non è soltanto cibo, non è soltanto denaro, ma è soprattutto spiritualità, essere vicini a te. Signore, io in questo momento voglio riconoscere la tua mano invisibile che mi ha sostenuto, mi ha sostenuta durante la mia vita e mi sta sostenendo adesso. Io voglio benedirti per questa mano invisibile, voglio ringraziarti che tu sei vicino a me costantemente. Voglio ringraziarti soprattutto per il dono stupendo di te che sei Yahweh Yireh, Dio che provvede, perché come hai provveduto ad Abramo il montone da sacrificare, hai provveduto per me tuo figlio da sacrificare affinché io potessi vivere in eterno. Aiutami Spirito Santo a vedere sempre di più la tua mano invisibile, aiutami a vedere la mano invisibile di Yahweh Yireh, del Dio che provvede. Io voglio deliberatamente vedere questa mano e voglio ringraziarti per questo. Tutte queste cose io le prego nel mio cuore attraverso il nome santo di Gesù.